Benvenuti ad Esercias, puntata numero 204, sono le 15 del 4 gennaio 2022. Esercias è il programma dedicato proprio a questo straordinario mondo della ricerca, dei ricercatori e dell'università e non solo. Oggi abbiamo in collegamento con noi la professoressa Rosa Ronzitti, professoressa di Glottologia e Linguistica all'Università di Genova e anche co-direttore della rivista Lumina di Aracne Editrice. Buonasera, professoressa. Grazie di Buonasera, buonasera. Professoressa, l'importanza anche della glottologia, della disciplina che la insegna, l'importanza soprattutto in questo momento storico e non solo. La glottologia, che appartiene a questo settore più grande, glottologia linguistica, è innanzitutto oggi in Italia un esame obbligatorio per accedere ad alcune classi di concorso di insegnamento di materie umanistiche. E quindi ha già di per sé una posizione importante perché è di fatto un esame obbligatorio per chi vuole insegnare. La glottologia propriamente detta, poi, quindi scorporata dalla linguistica generale, nasce come disciplina che richiede la conoscenza delle lingue classiche, del greco e del latino, perché si basa sul concetto di famiglia linguistica indoeuropea e quindi compara le testimonianze linguistiche di molte lingue antiche per ricavare la ricostruzione di una cosiddetta protolingua che si chiama indoeuropeo. Questo è un lavoro molto complesso, insomma, che si insegna a fare agli studenti, i quali quindi imparano a riconoscere la parentela che c'è, per esempio, tra la moderna lingua italiana, che deriva grosso modo dal latino, e la lingua che si parla a Nuova Delhi, che deriva grosso modo, dal sanscrito. E questo dà anche una grande apertura sul mondo e sulle lingue e una profondità storica al sapere che si acquisisce a lezione, ecco. Professoressa, forse sembra quasi di capire che anche la glottologia insegni un metodo in un momento in cui mi permetta, insomma, viviamo forse le materie umanistiche vivono un momento non proprio, insomma, aureo nell'immaginario collettivo, perché spesso c'è più questa propensione alle discipline tecnologiche e scientifiche. Però, da come lei ci ha spiegato, insomma, sembra proprio di capire che invece sono materie, in questo caso la glottologia, che insegnano un metodo, poi è una chiave per aprire un po' poi tutte le porte. Sì, la glottologia insegna proprio il metodo cosiddetto comparativo, quindi comparare parole di lingue diverse per ricostruire con delle regole molto precise le protoparole da cui discendono. Questo metodo in realtà è pienamente scientifico. Scientifico è il metodo più che i settori, no? È una materia un po' a confine tra umanistica, perché ha a che fare con le lingue storiche, con i loro testi, e scienza, perché il metodo glottologico è falsificabile, quindi è un metodo pienamente scientifico, secondo quelle che oggi con una parola abbastanza brutta si chiamano scienze dure, no? Poi è una disciplina affascinante perché permette di andare a ritroso, no, nella storia delle lingue e entrare nella loro preistoria. L'utilità è estrema, è una disciplina che apre la mente e permette anche allo studente di avere una visione geopolitica e geostorica del territorio eurasiatico. Quindi, da questo punto di vista, direi che è estremamente utile. Se pensiamo che molti studenti non studiano neanche più la geografia o la studiano malissimo e poco, devo dire che la glottologia recupera una visione delle lingue sul territorio eurasiatico, sia presente sia passato. E quindi l'apertura mentale è massima, eh? Quindi io la definirei proprio anche utile, eh? La definirei utile nella formazione di un giovane che oggi si trova immerso a vivere in una realtà per sua natura multipla, globale, e quindi ha anche degli strumenti culturali per affrontare le lingue che eventualmente studia, eh? Anche quelle moderne. Insomma, professoressa, è uno strumento importante e fondamentale per contestualizzare la realtà Assolutamente, sì. che vive. Professoressa, come i suoi studenti si approcciano alla glottologia?
Allora, i miei studenti sono antichisti in questo momento perché il corso richiede appunto la conoscenza delle lingue classiche, a cui io affianco le basi della lingua sanscrita, perché è la lingua dell'India antica più importante per ricostruire, diciamo, questo antenato comune alle varie lingue eurasiatiche. Gli studenti sono molto curiosi. Perché questa è una materia abbastanza nuova dal punto di vista delle loro conoscenze, cioè in genere non sanno cos'è la glottologia, mentre sanno già più o meno cos'è la letteratura italiana o quella latina. Quindi devo dire che in genere l'interesse è molto buono e quando poi si insegna, per esempio, che in India per dire sette, non so, si dice sapta, in italiano 7, ecco, questa è una cosa che stimola immediatamente la curiosità perché fa proprio, come dire, è la luce che illumina improvvisamente, no? La possibilità di intravedere un rapporto che poi va molto al di là della comparazione di qualche paroletta, eh. Cioè, si arrivano a comparare le grammatiche, i testi, però è proprio quello che ti dà una conoscenza in più. Rispetto, all'insegnamento liceale. Professoressa, penso anche che ci sia da parte degli studenti, ecco, prima questo, magari questo approccio forse curioso, ma poi penso anche una grande passione, perché poi insomma la glottologia vediamo che è una disciplina che continua poi a comunque a dimostrare una sua importanza proprio anche nella lettura della realtà, come dicevamo prima. Quindi anche immagino che anche tanti suoi studenti poi si avvino all'attività proprio di ricerca, dedicare la vita professionale alla glottologia. Allora, alcuni scelgono la via della ricerca che in genere si attua attraverso la vincita di una borsa dottorale. In questo momento io ho uno studente che sta facendo questo percorso e alcuni effettivamente sono molto attratti dalla particolarità di questa materia e lo fanno. Non sono moltissimi diciamo, i canali a disposizione. Il canale invece più immediato, come sappiamo, è quello dell'insegnamento, dove però, appunto, oltre a essere questo esame obbligatorio praticamente, si danno anche dei rudimenti per affrontare a scuola, l'approccio dello studio anche della grammatica italiana e della lingua italiana da un punto di vista storico, eh. Quindi è anche questa una linea, di occupazione molto valida e che al momento è anzi la principale. Professoressa, siamo arrivate quasi alle battute finali di questa puntata di Researchers e adesso io le volevo anche un attimo chiedere, prestare un attimo l'attenzione alla rivista Lumina, la rivista di Aracne Editrice, di cui lei è co-direttore. Questa rivista è ispirata e diretta da Enrica Anna Maria Salvaneschi, che si occupa di linguistica storica, ma anche ci siamo di letteratura comparata. Sì, ecco, io se posso mostrare anche l'ultima copertina della rivista. La rivista è giunta adesso al quinto numero che faremo uscire nel giro di un paio di mesi. L'ispiratrice, la professoressa Erika Salvaneschi, è stata maestra sia mia sia del condirettore Simone Turco, ha sempre coniugato la linguistica storica con la letteratura comparata. Ed è tra l'altro in Italia una delle poche comparatiste con una formazione classica e glottologica. Quindi è in grado di condurre comparazioni su svariati testi e con una profondità cronologica che in genere il comparatista modernista non ha. La rivista, dopo che la nostra maestra è andata in pensione, vuole continuare la sua opera. È stato molto lusinghiero il riconoscimento dell'ANVUR come rivista scientifica. E quindi tutti coloro che vi pubblicano hanno una pubblicazione, diciamo, internazionalmente valida, grazie anche all'opera di promozione di Aracne, e stiamo anche lavorando per la fascia adesso, no? Perché ci sono vari requisiti. Quindi è un lavoro molto serio che è cresciuto negli anni. Faremo un numero molto interessante, quello prossimo, sul
sulla la lingua oscena e il basso corporeo, quindi sarà anche abbastanza divertente da leggere, sempre perseguendo questa qualità e questa varietà di lingue e temi affrontati. Praticamente abbiamo articoli che vanno appunto da Omero o dalla Bibbia fino a istanze moderne, quindi analisi anche di testi moderni. Devo dire che il riscontro finora è abbastanza buono e molti desiderano insomma adesso collaborare con noi, insomma abbiamo già alcuni che sono in coda, quindi siamo soddisfatti di questo lavoro in cui ci aiutano tra l'altro due nostri brillantissimi dottorandi, e quindi insomma un lavoro di squadra che vuole mantenere questo punto forte, ecco. Messaggio importante che arriva come lavoro di squadra, anche come divulgazione proprio della stessa rivista. Io la ringrazio, dottoressa Ronzitti, per essere stata oggi con noi, protagonista ad Researchers, e averci anche portato, condotto in questo mondo così particolare della ricerca, ma in particolare del suo settore dell'agrottologia. Io ringrazio veramente Rosa Ronzitti, ricordo professoressa di agrottologia e linguistica presso l'Università degli Studi di Genova. Grazie, professoressa. Grazie a lei e allo spazio che mi avete dato. Grazie. Io ai nostri telespettatori do appuntamento alla prossima puntata di Researchers.